Sono Andrea Disegni, Senior Managing Director di Moro Sodali e uno dei fondatori della società. Sono Fabio Bianconi, sono Managing Director di Moro Sodali. Insieme al mio team supportiamo i principali clienti italiani. Chiamo Cesare Schiavon e sono consulente di Corporate Governance presso Moro Sodali. E faccio parte di un team ESG a livello europeo e offriamo servizi di consulenza per tutto ciò che concerne soprattutto dinamiche assembleari, ma non solo per le società quotate italiane ed europee. Moro Sodali è una società di consulenza nata 50 anni fa negli Stati Uniti e diciamo il nostro ruolo, il nostro supporto verso i nostri clienti, che sono più di 1.000 nel mondo, è proprio quello di trovare un rapporto positivo, un rapporto, una relazione nuova con gli investitori istituzionali affinché tutte quelle che poi sono le scelte che deve fare un consigliere di amministrazione, diciamo, si vengano fondamentalmente accettate e supportate dagli investitori istituzionali. In definitiva, credo che Moro Sodali abbia contribuito enormemente al progressivo allineamento delle practice del mercato italiano a quelle che sono le aspettative di investitori e proxy advisor. Questo grazie a un dialogo continuo, grazie ad un'energia profusa e soprattutto grazie al contributo di tantissimi colleghi che da tutte le parti del mondo supportano questo sforzo nei confronti dei nostri clienti. Anche quest'anno abbiamo provveduto a effettuare una pubblicazione, il Lighthouse, all'interno del quale tocchiamo tutti gli argomenti di maggiore interesse riscontrati durante la stagione assembleare 2022. C'è stato un miglioramento progressivo nelle practice di executive remuneration, misurato attraverso il voto sul say on pay, quindi in quasi tutti i paesi è cresciuto il supporto degli investitori. E questo non è soltanto un aspetto, diciamo, attribuibile anche ad un miglioramento delle prassi, è attribuibile infatti anche ad un migliore ingaggio da parte dei nostri clienti, degli emittenti, con gli investitori istituzionali, con i proxy advisor, con tutti i principali stakeholders. Il Say on Climate è un insieme di proposte in realtà, per quanto poi venga sottoposto sotto un'unica risoluzione, sotto un'unica delibera, si compone di tre elementi. Innanzitutto si richiede la rendicontazione, un tipo di disclosure alla società. E in secondo luogo è importante che tale disclosure venga in un qualche modo incorporata all'interno di un piano strategico di decarbonizzazione. E infine si richiede che vi sia ovviamente oltre al monitoraggio una forma di ratifica da parte degli azionisti attraverso un voto assembleare che deve avvenire tipicamente su base periodica. Altre attività che noi facciamo, che sono tutte quelle diciamo, dell'M&A o i bond, e non ultimo tutto quello che poi il mondo ESG, che ormai è diventato una diciamo, delle materie, delle tematiche più rilevanti che ci siano. Moro Sodali è stata impegnata in decine e decine di operazioni che hanno coinvolto centinaia di migliaia di investitori individuali, una categoria che spesso non ricade nel radar screen delle attività routinarie di investor relations, e in questo ha contribuito in maniera importante anche rispetto ad un fattore decisivo, ovvero quello dell'educazione finanziaria dei nostri investitori. Le strategie che abbiamo condiviso con TPG nel corso degli ultimi 12 mesi sono fortemente spinte verso quello che è poi il paradigma ESG, la sostenibilità. Questo è sicuramente la principale direzione del cammino che dovremo fare insieme a TPG e di cui siamo contenti poi, perché TPG sicuramente con le sue caratteristiche e le competenze di un private equity come TPG siamo sicuri di poter avere un successo in questo senso. Il clima attuale di forte incertezza che deriva dal contesto di crisi energetica, così come le preoccupazioni della comunità finanziaria per quanto concerne l'utilizzo improprio del concetto di sostenibilità, spesso porta a considerazioni in termini di greenwashing, di
società quotate, così come di investitori. Questo ci fa pensare che una delibera come quella del Say on Climate e la possibilità per gli azionisti di promuovere un tale monitoraggio e un tale impegno troveranno sempre maggior importanza e spazio nelle assemblee delle società quotate dei prossimi anni. Dinamiche finanziarie o dinamiche di governance è importante che siano spiegate agli investitori in una certa maniera, e per fare questo è necessario qualcuno che poi successivamente spieghi anche al consiglio di amministrazione o al management come affrontare certi temi e come riuscire poi a portare una sorta di approvazione, una sorta di comfort da parte degli investitori.